E sono qui adesso a raccontarvi questi episodi perché vorrei che voi trovaste il modo di riflettere, al di là dell'aspetto spettacolare della mia vita esterna, ma sul fatto che ognuno di noi non deve mollare mai. Fogar, nato a Milano nel 1941, fin da giovanissimo ha coltivato la passione dell'avventura. La sua è stata una vita intensa, una lunga corsa di sogni e di continue sfide. Regate oceaniche, circumnavigazioni, spedizioni polari, primati del coraggio e della solitudine, collezionati in una insaziabile curiosità di sfiorare i limiti delle possibilità umane. Poi a un tratto, nel 1992, tutto si spezza in un incidente durante il raid Parigi-Mosca-Pechino. Viene subito soccorso da un elicottero con a bordo un medico che gli salva la vita, ma una lesione alla spina dorsale condanna Ambrogio Fogar ad un'assoluta paralisi dal collo in giù. E qui comincia il viaggio più duro della mia vita. Pensate che i primi mesi rinnegando tutte le mie convinzioni, la mia forza di volontà, la stima e l'amore che ho sempre avuto per la vita, rifiuto questa vita, voglio addirittura l'eutanasia. Ero disperato, non riuscivo a dormire, non mangiavo. Non capivo perché mi fosse successa una cosa così. E poi invece una notte, dopo parecchi mesi, ho riscoperto, scusate la banalità, venendomi in mente una barzelletta, che ero capace ancora di sorridere. Quello che è successo ad Ambrogio è stato un meccanismo di rotazione della colonna con iperestensione. Questo meccanismo, che non è stato assorbito dalla colonna cervicale, ha fatto in modo che Ambrogio avesse una frattura della prima e della seconda vertebra cervicale con un loro spostamento dall'asse maggiore della colonna, cioè una lussazione. Questo ha fatto sì che il midollo contenuto all'interno venisse, dal punto di vista funzionale, compromesso. Ambrogio ha avuto una lesione midollare funzionale con una lesione anatomica non molto estesa. Il risultato, verificato alla risonanza magnetica, è una completa, a distanza di mesi, interruzione fra le fibre che dal cervello, il nostro motore, provengono e mettono in comunicazione attraverso il midollo gli arti superiori ed inferiori. Quindi non esiste più comunicazione fra il cervello e i nervi periferici. Ambrogio Fogar è stato certamente l'antesignano di quello che è il moderno uomo no limits. Già in anni, al di fuori di qualunque sospetto, praticava il concetto dell'estremo e quindi l'esigenza dell'uomo di superare i propri limiti, di conoscere non solo la geografia del pianeta che abita, ma anche i confini dell'uomo stesso, la sua struttura psichica e oltre che fisica. Nelle sue differenti imprese ha avuto spesso fortuna e talvolta è stato ingiustamente attaccato. Quando una situazione particolare lo ha costretto all'immobilità, ha dimostrato di essere veramente il migliore fra gli uomini no limits che io abbia conosciuto, perché ha trovato il coraggio e la dignità di continuare a vivere e a cercare altri limiti all'interno di se stesso e non solo della propria mente, ma anche
dell'attività a favore di terzi per superare i limiti che questo incidente gli aveva procurato e che questa immobilità gli comporta. Quindi che un uomo costretto all'assoluta immobilità per tutto il corpo riesca a pensare, a fare il giro del mondo in vela, sia pure assistito da medici e da marinai, per raccogliere fondi per altre persone che hanno problemi analoghi o più gravi del suo, dimostra una capacità di andare oltre, di non fermarsi di fronte alle disgrazie o di fronte alle avversità. E quindi va riconosciuto in lui come l'uomo più valido per quella sfida a se stessi che è l'elemento fondamentale per l'evoluzione dell'uomo e dell'umanità in senso generale. Chi non ha speranza non è neppure sicuro del prossimo respiro. E a proposito di respiro, voi avete capito che io parlo in una maniera un po' strana, perché sapete, io non respiro autonomamente, sono aiutato da uno stimolatore elettronico che ogni 6 secondi dà un impulso al diaframma. Posso respirare e quindi parlare. È stata questa la mia prova più difficile da superare. Non tanto l'immobilità, ma proprio l'idea che se mentre dormo si stacca un filo della batteria o c'è un piccolo guasto a questa macchinetta elettronica, io non respiro più. I primi mesi erano disperanti perché aspettavo, contando fino a 6, proprio il prossimo respiro. Adesso no, credo di più alle cose. Vedete, io non sono convinto di riuscire ad arrivare con gli anni che mi rimangono da vivere a potermi servire della scienza, che prima o dopo dovrà pur risolvere questo problema. Se riescono i ricercatori, sarò il primo a saltare giù dalla sedia e abbracciarli. Ma che loro facciano il lavoro, io non posso intercedere. E quindi mi sono organizzato la vita, grazie a Dio, riuscendo a allontanare la noia. Sento ancora la grande musica, mi faccio leggere i libri, collaboro con alcuni giornali. Nel 1972, spinto dal suo grande amore per il mare, Ambrogio Fogar attraversa in solitario l'Atlantico del Nord, per buona parte senza timone. E 2 anni dopo, sempre in solitario, compie il giro del mondo in barca a vela, da est a ovest, contro il senso dei venti e delle correnti. Un viaggio durato 13 mesi. Ero riuscito in un viaggio che con orgoglio definisco impresa. Ero riuscito a fare il giro del mondo in solitario, sulla mia piccola barca, spesso sdraiata dal vento e dalle onde, tra i grandi frangenti dei mari del sud, una volta addirittura dopo il capovolta. Però il viaggio è riuscito. Un anno di solitudine scelta, ma non subita, sapete. La solitudine subita è quella soprattutto delle persone anziane, delle persone molto malate, quelle che ormai aspettano passivamente il giorno finale.
Io invece ho scelto di star solo, di farmi compagnia da solo. Ho letto molti libri, c'era come la musica, la grande musica. C'era il gusto di prepararmi il cibo, di regolare le vele, di scegliere la rotta. È stato un anno meraviglioso. Nel 1978 subisce, per un colpo di coda di un'orca, un naufragio al largo delle isole Falkland. Comincia una deriva su una zattera che durerà 74 giorni con il suo amico Mauro Mancini. Mauro è il nome del mio amico. Nell'ultima settimana non rispondeva più. Avevamo un patto che dalle 5 alle 6 di ogni pomeriggio dovevamo raccontarci le cose più intime, più personali, più segrete. Mauro, vi dicevo, non risponde più. Ha perso la voglia di vivere. Con Mare Grosso una nave ci avvista e ci salva. Un salvataggio rocambolesco che fa sì che dopo quasi un'ora ci troviamo tutte e due in una cabina con due cuccette affiancate. Mauro non crede che è vivo. E lui nella notte che mi chiama Ambrogio, tanto tempo non lo faceva, e gli dico: vedi Mauro che ci abbiamo fatto la nave, no, che ci farà vivere. Lui fa: ma no Ambrogio, tu sei già morto come sono morto io, questa è la nave dei nostri sogni. E dico: ma no, guarda, sulla zattera non potevo darti niente, chiedimi qualunque cosa. E lui, stando al gioco, con benevolenza incredula, dice: dammi un pezzo di cioccolata. La nave era una nave greca con equipaggio filippino e ufficiali greci. E dico: un marinaio filippino mi porta la cioccolata e lui dà sapore e capisce che è vivo. E poi la beffa inspiegabile del destino. Esattamente 48 ore dopo la salvezza, arriva una fortissima febbre fino a 41 a Mauro, e Mauro ci lascia, muore. Io naturalmente, pur essendo felice di recuperare, di essere ormai vivo, mi chiedo perché uno sì e l'altro no. Perché inciampare sulla porta di casa? Ecco, quella notte ho capito una cosa che avevo già intuito. Io sono sempre stato credente, anche se a corrente alternata come intensità. Quella notte ho capito che il concetto di fede non è una speranza, ma si è trasformato in certezza. Leggendo le Confessioni di Sant'Agostino mi sono reso conto che una frase scritta da lui finalmente illuminava i miei perché. Concludevo che è presuntuoso pensare di trovare Dio in questa vita. È fondamentale, obbligatorio però cercarlo. Ecco, Sant'Agostino diceva che quel cercare che già di per sé è un trovare. Ambrogio Fogar compie poi la traversata dei ghiacci polari nel tentativo di raggiungere in solitario, a piedi, il Polo Nord, in compagnia del suo cane Armaduc.
La mia vita si è svolta tra momenti di enorme gioia, di felicità, quando mi innamoravo, quando mi nascevano le bambine, ma anche dei momenti di grande disperazione. Vi ho accennato la zattera. Vi racconto brevemente il viaggio al Polo Nord. Quando ho capito che la mia presunzione, il mio egocentrismo erano arrivati alla fine, che stavo varcando il limite delle mie possibilità. La temperatura là è una media di 40 sotto zero. Per darvi un'idea, nel freezer di casa vostra c'è meno 20, meno 20, meno 22, quindi dovete raddoppiare quel freddo micidiale. La gola vi scotta quando respirate il controvento. La banchisa continua a brontolare, a tremare. A volte scoppia di fianco a te. E poi c'è sempre l'idea dell'agguato dell'orso. Ecco perché con me c'era un cane, Armaduc. Perché mentre dormivo, lui molto più sensibile, avrebbe potuto avvisarmi dell'arrivo dell'orso bianco. Un giorno la banchisa si è gonfiata proprio sotto la mia tenda e da lì la paura, che ho sempre considerato una compagna amica, perché è lei che ti avvisa che stai usando troppo, che forse non sei preparato a fare la cosa che stai facendo, si è trasformata in terrore e da lì ho capito che devo fermarmi. Due giorni dopo, il 12 aprile dell'83, c'era l'appuntamento con l'aereo dei rifornimenti e io ho chiesto al pilota di portarmi via di lì, di farmi fare un balzo avanti perché non ce la facevo proprio. Ho consegnato al pilota una lettera che il Corriere della Sera ha pubblicato il 23 aprile, nella quale dicevo: caro direttore, non più un uomo e il suo cane al Polo Nord, ma un uomo, un cane e il suo aereo al Polo Nord. La mia preda è sfuggita. Chiedo scusa a tutti. Comincia poi la sua esperienza televisiva. Per 7 anni Fogar girerà il mondo con la sua troupe, realizzando immagini rare. La trasmissione si chiamava Jonathan Dimensione Avventura. Se è vero che il destino può incatenare il corpo, nessuna forza può imprigionare il pensiero. E io il cervello e il pensiero, c'è gli occhi che funzionano. Sono attaccato con le unghie e i denti a questo scampolo di vita e ho cercato a tutti i costi di riorganizzarmi, di non subire, di essere di nuovo protagonista delle mie scelte. Ho scritto un libro che si chiama Solo la forza di vivere. Un libro che racchiude un po' tutte le mie esperienze, filtrate da questa disgrazia che mi è capitata. Ecco, ma anche questa volta devo confidarvi che ho smesso di chiedermi il perché mi sono successe queste cose. Non c'è una risposta. Perché quella nave è capitata lì al tramonto? Bastava 20 minuti dopo e non ci avrebbe visto perché la notte sarebbe scesa. Perché c'era l'elicottero lì vicino? Io ho smesso di chiedermi e cercare una spiegazione. Anche qui ho imparato ad accettare, senza subire, la mia vita.
Ambrogio sta sognando e cercando di realizzare un grande progetto, quello di fare il giro del mondo con una barca a vela, toccando gli scali più importanti per fare una serie di conferenze che sensibilizzino l'opinione pubblica sui problemi di tutti coloro che hanno degli handicap simili ai suoi e quindi per raccogliere dei fondi e stimolare la ricerca, perché non ci sono limiti e quindi tutto si può con la ricerca, con l'aiuto della tecnologia, con l'aiuto dell'entusiasmo umano risolvere. E quindi forse lui non potrà più tornare a essere un uomo normale, ma altri lo potranno fare, e il fatto che lui si impegni in questa cosa è la dimostrazione più concreta del suo spirito e della sua capacità di promuovere delle cose nuove. Ogni anno in Italia si verificano circa 2000 casi di lesioni al midollo spinale e che l'80% dei casi riguarda persone che hanno un'età inferiore a 30 anni. È importante che tutti ci impegniamo perché la scienza, con uno sforzo mirato e sinergico, trovi una soluzione al problema. Concludo dicendovi che la vita di ogni uomo, secondo me, è basata su 4 pilastri fondamentali: l'amore, l'amicizia, la paternità, la maternità, e per chi ce l'ha, la fede. Io sono fortunato perché questi 4 pilastri li ho tutti. Senta Fogart, ma da dove le viene questa forza? Me lo chiedo anch'io. È una forza che mi ha accompagnato per tutta la mia vita, e tranne quei mesi di rifiuto della vita stessa ho sempre avuto. È una forza che si è affinata con gli anni e le esperienze, ed è una forza che ho rispolverato in questa situazione e che mi fa parlare con voi con molto piacere. Contento di questa mezz'ora che abbiamo passato insieme, con la speranza che vi sia utile. Ecco, vorrei concludere, dicevo, con una frase non mia. Confesso di aver vissuto, ma ho vissuto ai due estremi, con grande felicità e grande disperazione. Spero che questa mia chiacchierata sia utile per far sì che abbiate un ricordo di una persona curiosa che si è confrontata senza sfidarlo con le forze della natura. E nonostante la morte abbia cercato di catturare il topolino Ambrogio, questo topolino è ancora vivo, è sempre riuscito, seppure malconcio, a sfuggire ai suoi artigli. E questo topolino che progetti ha adesso? Questo topolino si è reso conto che mentre tutti hanno il diritto di vivere, quelli come me hanno il dovere di vivere. E quindi ancora una volta il mio invito a non lasciarsi trasportare dalla corrente del fiume della vita. Il fiume va verso il mare, e del mare muore. Provate a lottare contro.
certo, si sa che non ce la faremo. Ma grande la soddisfazione, sapete, di aver provato. Io ho voluto sempre provare nella mia vita. Anche se, ripeto, ho avuto delle punizioni e dei prezzi molto alti da pagare. Non dico che vivo una vita felice, no, questo sarebbe sciocco e bugiardo, però vivo una vita tranquilla, senza noia, con molti amici, molti affetti.